Stiamo raccogliendo delle firme perché stiamo costituendo un comitato che si chiama Vogliamo vivere a Monbarotto da Monbaroccesi. Abbiamo già raccolto in 3, 4, 5 giorni più o meno 90 firme circa e stiamo ancora raccogliendo perché ci manca, abbiamo bisogno del tempo perché ovviamente ognuno di noi ha un'attività lavorativa e dobbiamo farlo nei ritagli di tempo. Il nostro è un comitato che nasce apolitico e apartitico, sono solo cittadini monbaroccesi che si oppongono alla fusione così come ci viene prospettata dall'attuale amministrazione comunale con a capo il sindaco Vichi, che prevede una fusione per incorporazione, dove il nostro comune di circa 2.000 abitanti dovrà essere, secondo noi, verrà risucchiato dal comune di Pesaro. E questo è un discorso che noi non accettiamo, in quanto riteniamo che Monbaroccio sia un paese che è libero dal 1500, siamo sempre stati un comune e vogliamo ovviamente mantenere la nostra indipendenza, la nostra identità e non vogliamo assolutamente diventare una frazione del comune di Pesaro con tutto quello che questo comporterà, senza poteri decisionali, perché ovviamente avremo sì o no un rappresentante. Avete aperto a tal proposito anche una pagina Facebook contro questa possibile decisione? Sì, abbiamo aperto una pagina Facebook e siamo già arrivati a oltre 200 adesioni di tutta gente del posto, insomma, che ha a cuore le sorti e l'indipendenza del nostro comune.